Buonasera a tutti in diretta questa sera dagli studi di Rete 8 Sport per una delle puntate di fine stagione di Futsal 8. Abbiamo aspettato la fine di Olympus Roma, Futsal Pescara, purtroppo abbiamo sperato e sognato. Fino a qualche minuto fa l'Olympus Roma, pareggiato 3-3 in rimonta contro la squadra di Palucci, ha staccato il biglietto per la semifinale Scudetto, dove troverà la Fel di Eboli. L'altra semifinale è Italservice Pesaro-Napoli, quindi due campane in semifinale. Non ci sarà l'Abruzzo, il Pescara aveva perso in casa 2-4 sabato scorso la gara di andata. Questa sera ha giocato una partita strepitosa al Pala Olgiata di Roma, in vantaggio per 3-1, ha portato la sfida ai tempi supplementari. Alla fine dei supplementari, nel secondo tempo dell'extra time, una doppietta di Nicolodi ha pareggiato, ma comunque con il più 2, quindi sull'1-3 sarebbe andata in semifinale ugualmente l'Olympus per via della migliore posizione in classifica. Noi abbiamo visto i tempi supplementari qui in studio assieme ai nostri due ospiti che ci hanno raggiunto, che sono Marco Di Michele, il mister della Gioventù Biancorossa Penne, buonasera, insieme al capitano Francesco Bellante. Buonasera, capitano, buonasera a tutti. Capitano, quindi giocatore e anche collega del centro. Benvenuto Francesco, grazie mille per essere qui. Racconteremo poi anche della vostra promozione della Serie D alla C2, quindi sta rinascendo il futsal a Penne, che qualche anno fa era arrivato alla porta, diciamo, quasi del nazionale, quindi la C1, il massimo livello regionale. Adesso già un gradino è stato salito, vedremo dove arriverete. Insomma, andiamo con la regia di Dino D'Angelo subito a vedere la schermata dei risultati di questa sera, se ce l'abbiamo già a disposizione, per vedere quello che è successo in questo ritorno dei quarti di finale. Vedete Pesaro Ciampino Aniene 5-3, quindi il Pesaro ha vinto entrambe le partite, finisce la stagione del Ciampino Aniene. Il Napoli che elimina la Sandro Abate, è un gol a fare la differenza. La Sandro Abate aveva vinto 3-2 in casa la prima partita. Il più 2 di questa sera qualifica il Napoli, un'altra neopromossa, perché formalmente sulla carta è successo questo: il Napoli è una neopromossa e anche l'Olympus Roma è una neopromossa, due neopromosse in semifinale Scudetto. Questa credo che sia una grande novità del campionato. Poi Petrarca, Fel di Eboli 4-6, la Fel di aveva già vinto 8-4 la gara di andata, c'era un ricorso del Petrarca, credo che dopo la sconfitta in casa di questa sera diventerà forse carta straccia. Olympus Roma Pescara 3-3, all'andata abbiamo detto 4-2 per la squadra di Dorto al Palarigopiano. Allora, vediamo se Dino D'Angelo in regia è riuscito. Abbiamo strappato un po' di immagini, soprattutto nella parte finale del match. Se riusciamo a rivedere qualche immagine di Olympus Pescara qui sul 2-0. Troviamo uno dei momenti decisivi di questa partita, ovvero il gol di Caio Junior. Vedete, c'è una rimessa laterale in attacco, battuta velocemente dall'Olympus. Il Pescara stava effettuando un cambio, erano tutti un po' addormentati in quel momento. E Caio Junior ovviamente non è uno a cui lasciare neanche un centimetro di troppo, tra l'altro una forza fisica
una prestanza fisica in mezzo al campo davvero mostruosa che fa la differenza. L'1-2 che aveva a 3 minuti e 47 dalla fine è mandato già in semifinale l'Olympus. Saverio Paluschi se l'è giocata fino alla fine col portiere di movimento. Adesso vedremo l'azione che porta la partita ai tempi supplementari. Eccola qui, parte ancora da Coco Smith, sempre lui a dirigere il gioco. Il gol verrà realizzato da Misel, eccolo qua, la punta di Misel col sinistro, angolatissima e affilata, segna l'1-3, si va ai tempi supplementari. Poi abbiamo detto nei tempi supplementari, il primo tempo supplementare è un po' di gestione delle due squadre, non hanno voluto rischiare niente, hanno portato la partita fino all'ultimo extra time. Qui dopo 1 minuto la punizione di Nicolodi, che è quasi un pescarese ormai acquisito, quindi segna contro la squadra della città dove vive da anni. Il gol del 2-3, in questo momento l'Olympus è già qualificata, ma poi senza il portiere tra i pali, Nicolodi fissa il punteggio sul 3 pari e l'Olympus Roma va in semifinale a sfidare la Fel di Eboli. Allora, mister Di Michele, abbiamo visto insieme la partita questa sera, insomma, un po' qualche rimpianto c'è per il Futsal Pescara. Sì, alla fine una bella prestazione. E poi, vabbè, si va ai tempi supplementari, bisogna rischiare qualche cosa in più. E ci sta. Hanno trovato un gol su una punizione, una deviazione su una punizione così, di fronte alla porta. Però una bella prestazione, non ci si può Esce lamentare. a testa Testa alta, alta, come si sì, suol senza dubbio. dire. Francesco, Sì, voglio anche il tuo credo commento. abbiano dato tutti i giocatori, forse paga un po' l'età avanzata della rosa il Pescara, quindi coi tempi supplementari forse qualcosa è mancato anche a livello fisico. Sicuramente magari un cambio di passo, abbiamo visto anche Ghi, problemi di crampi nel finale e questa sera anche all'andata in realtà, ma questa sera sicuramente in una partita del genere era fondamentale, mancava Murilo Ferreira, infortunato alla caviglia sinistra, ne avrà ancora per un po', quindi sarà pronto per la prossima stagione. Insomma, in queste partite, poi tra l'altro marcare un pivot come Caio Junior o uno come Dimas, senza Murilo, insomma, si Sì, perde una pedina ci fondamentale, vuole una mister, certa no? esperienza e una certa forza fisica. Non è. Murillo, tu lo vedi giocare, lo conosci, lo vedi Sì, giocare da parecchi anni, insomma, no? tantissimi. Da Città Sant'Angelo quando. L'avevi quasi avuto in prestito Sì, all'Adriatica sì, Pescara, sì, cioè è sì. mancato poco che Ci è finisse in mancato poco, prestito sì. da te quando aveva 20 anni, 21 anni. Allora, noi ci vediamo per, diciamo, chiudere un po' questo discorso del Futsal Pescara, prima di provare a sentire anche da Roma in diretta al telefono qualche protagonista. Ci vediamo anche quello che è successo nella gara d'andata, perché la gara d'andata il Futsal Pescara l'aveva per metà messa in cassaforte, alla fine del primo tempo era in vantaggio per 2-0, poi l'Olympus ha giocato un secondo tempo mostruoso, molto 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 meglio l'altra volta nel secondo tempo al Palarigo Piano che questa Che sera questa sera. in tutti e quattro i tempi giocati la squadra di Dorto, sicuramente. Pescara Olympus Roma 2-4. Buonasera a tutti e benvenuti al Palarigo Piano di Pescara. Cominciano i playoff scudetto della Serie A Futsal 2021-2022. Il Futsal Pescara ospita l'Olympus Roma nell'andata dei quarti di finale. La tiene lì il numero 16. Poi cerca la porta e trova il gol! Futsal Pescara in vantaggio dopo 9 minuti e 11 secondi. 9 minuti e 11 secondi ha segnato André Ferreira. Futsal Pescara 1 Olympus Roma 0, ha segnato André Ferreira al nono e c'è il raddoppio di Eric da Silva. 13° minuto. Ha segnato ancora una volta il Futsal Pescara. Eric da Silva. La battuta di Rafinha da posizione impossibile, ma un gran tiro. L'ex Rieti cerca il passaggio. In realtà è uno schema. Caio Junior. Tre passaggi e l'Olympus accorcia le distanze con il suo uomo migliore. Caio Junior dopo 16 minuti e 46 secondi. Coco Wellington. Passaggio Marcelinho e Nicolodi hanno capito tutto. Marcelinho.
Ancora l'Olympus con Nicolodi. Ha pareggiato l'Olympus. Douglas Nicolodi nel suo palazzetto porta il match sul 2-2. Un autopassaggio. Attenti a Bagatini, ma Marella non trattiene e l'Olympus ribalta la partita con Bagatini dopo 7 minuti e 29 secondi. Tondi ha capito tutto, non c'è il portiere, Tress si libera di tutti, arriva davanti alla porta e chiude la partita Rudinei Tress. 18 minuti e 6 secondi, Olympus 4, Pescara 2. È finita qui, l'Olympus Roma vince al Palarigo Piano di Pescara 4-2, mette le mani sulla prima semifinale della sua storia. Bene, abbiamo visto quello che è successo anche nella gara di andata, rifacciamo un giro anche per capire, Marco, quanto pesa questa partita nella qualificazione dell'Olympus, no? Perché questa sera l'Olympus ha pareggiato, però a un minuto dalla fine dei supplementari, quando aveva già in cassaforte la qualificazione sull'1-3 per il Pescara, sì, sì. Quindi perché aveva vinto la partita dell'andata al Palarigo Piano, cioè è lì che si è deciso tutto probabilmente. Sì, sì, in fin dei conti sì, anche perché questa sera non sono stati troppo brillanti loro. Però qui a Pescara hanno fatto bene, secondo tempo specialmente hanno giocato veramente bene e niente, c'è poco da recriminare. Alla fine il Pescara, ti ripeto, nelle due partite non ha demeritato e poi loro hanno dei giocatori veramente bravi e ci sta, ci può stare. Alla fine è una sconfitta 2-4 in casa, un pareggio in trasferta. Pareggio è supplementare, quindi neanche era vinta la partita lì. E quindi ci può stare. Poi i valori della stagione regolare, insomma, sono anche tornati un po' a galla, sì, perché sì, l'Olympus sì, è arrivata sì, seconda dietro, certo, il Pesaro, qualcosa certo, significherà, certo. Insomma. Sicuramente significa. In genere è quasi sempre così, poi a meno che di qualche sorpresa particolare, però in genere. Sì, i playoff, sì, sempre le squadre che si sono piazzate meglio più o meno escono alla distanza. Piazzarsi meglio vuol dire avere più qualità, certo, nel roster, più sicuro, scelte anche a livello numerico, e le certo, prime della classe ce l'hanno, perché certo, l'abbiamo visto durante l'anno, Pesaro, Olympus e Napoli hanno degli organici superiori, sì, alle altre, sì, sì, e sono usciti fuori, insomma, per essere un anno di transizione, no? Dal passaggio tra l'acqua e sapone e la Colormax, così si chiude, sì, con un settimo posto, il quarto di finale di Coppa Italia, il quarto di finale dei playoff. Andando a vedere il bicchiere più mezzo pieno che certo, mezzo vuoto, Francesco, probabilmente è andata anche bene, sì, così, poteva sì, anche andare peggio, voglio credo dire. Credo che le due partite con Roma siano la fotografia del campionato, anche perché comunque il Pescara non ha demeritato nelle due partite, ma gli episodi non hanno di certo giocato a suo favore, ci sono stati dei gol abbastanza fortunosi anche di Roma, dove forse il Pescara ha pagato un po' di disattenzione, e poi, come dice il mister, Roma comunque ha dei giocatori importanti che fanno la differenza. Il Pescara non è arrivato al meglio delle sue condizioni, a mio avviso. Certo. Allora, noi abbiamo in linea in diretta Roberto Rotili, il team manager del Futsal Pescara, proprio dal Pala Olgiata, a caldo dopo questa partita. Roberto, ci sei? Ci sono, buonasera. Ciao. A tutti. Buonasera a te, grazie, buonasera. Sei sempre buonasera, disponibile. Qui in studio abbiamo Marco Di Michele e Francesco Bellante della Gioventù Biancorossa Penne. Buonasera, hanno visto con noi la partita, insomma, averla vista dal vivo forse ancora di più lascia la sensazione un po' di rimpianto, no? Per quello che poteva essere. Sì. Direi decisamente di sì, senza tornare indietro alla partita dell'andata. Questa sera abbiamo giocato una partita quasi perfetta. Nel secondo tempo sul 2-0 abbiamo avuto tante opportunità davanti al portiere, non abbiamo avuto la fortuna di
di buttarle dentro, però devo dire, per quelle che erano le possibilità della squadra, la situazione che avevamo, il mister tatticamente l'ha preparata veramente molto molto bene. Ci è mancata un pizzico di fortuna. Ai ragazzi sinceramente non possiamo chiedere di più, e devo dirti che è stato anche molto triste vederli piangere, la gran parte di loro, perché hanno messo l'anima in campo e sinceramente meritavano qualcosa di più, meritavano qualcosa di più. Sì, sì. Anche perché davvero la sensazione avuta al 40esimo prima dei supplementari era di una squadra che in quel momento avrebbe davvero meritato di passare il turno. Sì, loro di fatto, a parte qualche bellissima parata di Stefano, in gran parte hanno avuto due gol, uno più fortunoso dell'altro, uno su una nostra disattenzione, l'altro su una deviazione su un, non ricordo se una punizione o un calcio d'angolo. Ma fondamentalmente la partita l'abbiamo gestita quasi esclusivamente noi, e grande rammarico, ci sono alcuni ragazzi che hanno veramente dato l'anima. Senti, e c'è anche questo. Certo, certo, assolutamente sì. Insomma, anche a te chiedo a questo punto quanto è pesato quel secondo tempo di sabato scorso al Palarigopiano. Sicuramente è stato, ad oggi, alla fine di questa partita, è stato determinante, perché anche lì non abbiamo giocato una partita come l'abbiamo giocata stasera, ma abbiamo comunque giocato una buona partita e due o tre disattenzioni sono state fatali, ma in ogni caso anche lì il risultato sarò di parte, ma non era reale per noi, diciamo che probabilmente il pareggio, magari anche una sconfitta con un gol di scarto, ci avrebbe permesso di chiudere nei 40 minuti oggi, anche perché in campo ci siamo stati quasi esclusivamente noi. Sì, sì, assolutamente vero. Roberto, il bilancio secondo te di questo primo anno, insomma, perché è stato un anno di transizione, tu sai bene perché l'hai vissuto in prima persona, questo cambiamento, sei stato impegnato fin dal primo giorno per la nascita di questa società che viene dall'unione delle forze dell'Acqua e Sapone e della Colormax, per essere un anno di transizione, quindi partito con un grande lavoro estivo, lavoro anche faticoso, no? Quindi qual è il bilancio? Insomma, si può dire che è andata bene alla fine, perché la squadra ha chiuso al settimo posto, è andata in Final Eight, è andata ai playoff, poteva fare di più, però essendo un anno difficile poteva anche andare peggio. Insomma, guardiamola, sì, con un'ottica positiva e ottimistica. Sì, adesso è chiaro che io faccio fatica a parlare, perché è stata una partita molto molto intensa e da un punto di vista morale avremmo meritato tanto di più, però è stato un anno in cui ci è mancato quel pelo per arrivare al secondo turno dei playoff di Coppa Italia e in semifinale. Allora, se avessimo raggiunto questi obiettivi sarebbe stato eccezionale, perché purtroppo, come tu sai, il campionato con una rosa che non era certamente abbondante ha avuto due o tre defezioni praticamente per tutta la stagione, tanti giocatori con piccoli infortuni, però nonostante tutto io credo che si sia creato forse il gruppo squadra, compreso con l'allenatore, migliore in assoluto che c'era nel campionato, e i ragazzi l'hanno dimostrato in pieno questa sera, in cui hanno dato veramente tutti l'anima. Sì, sì. Poi ecco, hai citato una situazione che sicuramente non è stata fortunata, perché questa sera, noi l'abbiamo già detto in studio, è mancato Murillo, è mancato anche nella partita di andata, certo, e si sa, certo, che un giocatore, certo, come Murillo ai playoff non puoi tenerlo fuori, perché è un handicap troppo pesante, lo sarebbe per tutti. In più, durante l'anno ti è mancato in pratica per tutto il campionato Villalba, è mancato anche un italiano a un certo punto, cioè che era Ferraioli, si è giocato con un roster che doveva essere di 16 e diventato di 12-13 per tutto l'anno. Sì, fondamentalmente anche stasera hanno fatto i miracoli i ragazzi, perché chiaramente con 4-5 ragazzini di cui 4 di movimento, che in partite del genere è difficile poterli buttare in campo, perché ci vuole tra le altre cose anche tantissima esperienza, se la vediamo in termini di infortuni, di carenze che sono venute meno, è stato un campionato eccezionale. Quello che secondo me è probabilmente la cosa più bella è che siamo riusciti a creare un gruppo squadra splendido. Cosa accadrà l'anno prossimo non lo so, però sicuramente si sono buttate le basi per qualcosa di importante. Vedremo, speriamo che si possa dare continuità e magari migliorare il roster per il prossimo anno, perché ti dico sinceramente, negli spogliatoi
ho visto veramente tanta, tanta sofferenza, magari a questo punto del campionato a volte vedi calciatori che sono così un po' distratti, poco presi dal, anche dagli obiettivi della società, e invece sono stati loro a trascinare noi in più di un'occasione, e questa sera sono stati fantastici. Sì, sì, è stato, al di là del risultato, un bellissimo finale. E davvero finisce la stagione a testa alta per Palucci, per la squadra e per la società. Questo è poco ma sicuro. Tu hai detto per l'anno prossimo, non so ancora quello che succederà, però io penso che si possa dire, sbilanciandoci un po', che questa squadra ripartirà attorno a Saverio Palucci in panchina. Ma guarda, io sinceramente all'inizio della stagione in giro qualche perplessità avevo sentito su Palucci, che conoscevo poco personalmente. È stata forse una delle sorprese più gradite e più belle di questa stagione, perché al di là del tecnico, che vale molto più di tanti altri, dietro c'è un uomo veramente unico. Questo i ragazzi l'hanno percepito subito. Io parlavo in tribuna con Murillo mentre vedevamo la partita e gli dicevo: non ho mai visto proprio Wellington a quest'età correre così tanto. In vita sua probabilmente non ha corso mai tanto, e lui correva per l'allenatore, correva per la squadra, correva per i compagni. Io mi auguro che si riesca a dare continuità a questo progetto, perché i presupposti ci sono tutti. Roberto, adesso c'è un'ultima grande sfida per il futsal, per la famiglia del Futsal Pescara, che è la finale della femminile, no? Quindi sabato a Palarigo Piano alle 20, diretta TV su Sky Sport, Pescara Falconara. Anche lì c'è una montagna da scalare, manca D'Incecco, manca Amparo, manca Sciascio squalificata, però anche l'anno scorso era dura e poi è successo quello che è successo. Non diciamo niente, però invitiamo tutti a ancora stare vicini al Futsal Pescara, perché c'è ancora una grande battaglia da vincere. Sì. Diamo l'appuntamento in modo corretto, secondo quelle che sono le ultime disposizioni, 20:30 la partita. Spero che il palazzetto sia pieno, perché le ragazze anche loro hanno fatto un campionato fantastico con mille problemi. Diciamo che al gruppo Pescara Futsal quest'anno gli infortuni non ci hanno dato una mano in generale, però anche lì abbiamo un bellissimo gruppo, quello è un gruppo consolidato, e spero riescano a supplire anche all'assenza, non mi far dire di che genere, di Sciascio, perché sì, sinceramente sì, quello che è accaduto è una vergogna, lo diciamo noi. Esatto, ditelo voi, io non dico nient'altro, non aggiungo aggettivi. Roberto, noi ti ringraziamo tanto, ti permettiamo di ritornare, di ripartire dal Palolgiata e tornare a Pescara. Ci vedremo sabato alle 20:30 al Palarigo Piano. Allora, complimenti a Saverio Palucci, a tutta la squadra, alla società, perché abbiamo detto si chiude ai quarti di finale questa stagione, ma si chiude a testa alta con una partita da grande squadra, che questa partita sia la base su cui ricominciare già a pianificare il futuro. Grazie. Buon rientro e buonanotte. Grazie Roberto. A tutti. Ciao, buonasera. Buonasera. Noi chiudiamo il collegamento con Roberto Rotili, il team manager del Futsal Pescara, e abbiamo già detto tutto, perché poi Roberto ha confermato anche le cose che avevamo detto in studio, gli infortuni, insomma gli episodi, tante cose che si sono messe un po' di traverso, però una grande prestazione della squadra di Palucci questa sera. Finisce qui la stagione, non è finita, abbiamo detto, quella della femminile. Allora vediamo la schermata, tanto c'è stata soltanto una partita a gara 3 tra le due semifinali. Pescara-Lazio 5-1, una partita dominata sul campo, meritata per le ragazze di Dudu Morgado, però ci sono stati degli episodi assolutamente discutibili, una zuffa a un certo punto della partita, ci ha rimesso paradossalmente il Futsal Pescara, che era, diciamo, la parte lesa in questo parapiglia, prendendo la squalifica per due giornate di Aida Sciascio, che era andata praticamente solo a verificare quello che stava succedendo ad una compagna, è stata espulsa, ha preso due giornate di squalifica, se non si andrà a gara 3 salterà la finale, ha subito anche diciamo delle offese di stampo razzista, è stata lei stessa a raccontarlo sui propri social, da una giocatrice della Lazio di cui è stata compagna di squadra nella Lazio, quindi veramente situazioni riprovevoli quelle che sono state raccontate e quelle che si vedono anche in parte dalle immagini. Fatto sta che il Futsal Pescara giocherà le due finali al momento, gara 1 e gara 2 contro il Falconara senza Aida Sciascio, ma intanto è in finale per il secondo anno consecutivo, l'anno scorso era
Città di Montesilvano femminile, quest'anno è Pescara, ma è in sostanza la stessa squadra. Vediamo allora questa gara 3, Pescara-Lazio 5-1. Amici di Futsal TV, benvenuti da parte di Silvio Venditti in diretta dal Porigo Piano. Sta per iniziare la bella tra Pescara e Lazio, ossia la gara che deciderà chi tra le due avrà il diritto di proseguire nella corsa allo scudetto. Adesso riparte 2 contro 1, Greco per Beita, triangolazione ancora con Alessia Greco che la butta fuori. Si avvicina a Borges che calcia sul secondo palo, era sola, Butì, ma non riesce a correggere. Calcio d'angolo che verrà battuto da Ortega, sale l'urlo Pescara, Ortega in avanti, Belli! La conclusione e il gol di Federica Belli, vantaggio del Pescara. Ancora Pignero con il mancino, la conclusione in scivolata, poi arriva prima di tutti Siglari, il gol del pareggio da parte di Valentina Siglari, 9-22, tutto da rifare, 1-1. Pignero contro Butima, se ne va bene Pignero, mette in mezzo per Neca il tocco e la risposta di Sestari. Poi uno con la Salinis, uno con il Pescara, Montesilvano, Neca che si gira e Belli che arriva in deviazione davanti alla porta. A farlo partire è stato proprio il papà di Cecilia Barca. Fallo però, cartellino per Greco. Coppari per Manieri, spazio per Belli, può calciare, se la porta sul destro, Federica Belli! 7 gol nei playoff, il 2-1 del Pescara. Sestari senza problemi, ancora Sestari in avanti, Butima il controllo con il petto, rimette in mezzo al volo per Soldevilla, palo Soldevilla, parata di Mascia. Brunigna, interviene Barca, il pallone che rimane lì, Rozzo mette dentro il 3-1 del Pescara. Natalia Rozzo! Ci arriva lo stesso a Brugna che fa scorrere per Greco, le finte di Greco su Rozzo, cade in aria e c'è la simulazione per Greco. È andato diretto su Greco il direttore di gara. Un altro cartellino per Guantario che è stato espulso. Si ferma la Lazio, mette dentro Sciascio, si è fermata la Lazio e mette dentro il gol del 4-1, Aida Sciascio. Interviene Tiziano Chilelli a placare un po' gli animi, Belli, il fallo di Barca su Manieri, Manieri che la insegue e la spinge, adesso è anche una rissa, dispiace, dispiace, cade a terra Ortega, brutto così, brutto, ci dispiace tantissimo. Rosso per Sciascio. Mentre il Pescara ha perso Aida Sciascio, a gioco fermo il cartellino, arriva Guidotti, poi Butima, il palo. Grandi donne, grandi campionesse affrontarsi, adesso una partita che invece vede anche il gol di Ortega che viene accolto a gran voce dal pubblico del Pescara, è il 5-1. Pescara che è sempre più vicino alla finale, ecco la sirena, il Pescara è ufficialmente in finale scudetto. Eccoci di nuovo in studio, perfetto, siamo in diretta, lo ricordiamo, il Pescara Futsal femminile in finale scudetto contro il Falconara, ha vinto gara 3 5-1, nonostante diciamo queste schermaglie non bellissime che abbiamo visto, che non fanno parte dello sport. Ora c'è, se c'è Dino D'Angelo ci fa vedere la schermata della finale, Pescara-Falconara, gara 1, sabato alle 20.30 al Pala Rigopiano di Pescara, diretta televisiva su Sky Sport, poi la serie continuerà a Falconara con gara 2 ed eventuale gara 3. Questa è la schermata, vedete, 20.30, 4 giugno. Aggiungiamo noi, diretta televisiva su Sky Sport, Pescara Falconara, praticamente il remake della finale dell'anno scorso che la squadra abruzzese ha vinto in gara 3 in trasferta al Pala Badiali di Falconara. Allora Marco, ti dico, corsi e ricorsi storici, magari sta andando tutto secondo copione per le ragazze. Sì, sì, e poi ci sono delle defezioni, ma questo sport si sa com'è.
non bisogna dare mai nulla per scontato, eh. E quindi si va a affrontare questa partita, speriamo bene, vediamo come va. Francesco, tu hai seguito un po' la Serie A femminile, sì. Gli dai un'occhiata, ti interessa? Sì, ogni tanto sì, devo dire che le ragazze hanno fatto un campionato strepitoso, come lo scorso naturalmente, che hanno vinto, quindi ci sono tutte le carte in regola per bissare il successo. Falconara, che ha chiuso avanti nella regular season abbastanza dominata, probabilmente ora ha avuto qualcosa in più rispetto a tutti. Sì, sì. Ora con queste defezioni ha sicuramente sulla carta qualcosa in più, però magari avere troppe certezze in queste situazioni fa male sportivamente troppa parlando. Troppa convinzione, no? Non porta mai bene. Le partite vanno non so affrontate. Se avete visto qualche partita del Falconara, vi è capitato di vedere qualche partita del Falconara, perché ci sono delle giocatrici incredibili, però è anche vero che conosciamo bene le nostre, quindi Belli, Ortega, la stessa Guidotti, che nelle partite importanti sfodera sempre partite pazzesche. Sestari tra i pali, è rientrata Bruna Borges, le nuove tipo Rozzo, insomma Pescara ha tanta roba nonostante le assenze, Marco, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordissimo. E poi ti ripeto, le partite vanno giocate, non bisogna dare nulla di scontato. E quindi si va, vediamo che cosa può succedere. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, noi archiviamo anche l'argomento della Serie A femminile, perché altrimenti poi vi dedico troppo poco tempo, quindi vorrei parlare un po' anche della vostra impresa, della rinascita del calcio a 5 nella città di Penne, siete qui per questo. Allora comincio da te, Francesco, in qualità di giornalista, prima ancora che di capitano, a raccontarci come nasce questa gioventù biancorossa che, dicevamo a telecamera, insomma, spente, è legata per la prima volta nella storia del calcio a 5 a Penne alla Penne Calcio. Sì, Gioventù Biancorossa è proprio una società amica del Penne Calcio, i dirigenti comunque sono più o meno gli stessi, quindi abbiamo avuto una grande mano anche dalla società guidata da Andrea Marrone. L'idea è nata da noi, dal gruppo storico che comunque era arrivato in C1 tanti anni fa, la voglia di stare insieme, di riprendere quel discorso. Qui che vediamo delle immagini, sono proprio le immagini della finale, vittoria, sì, insomma, sì. La sirena finale, sì. Della finale playoff questa. Con i più vecchi di quella squadra, col mister soprattutto, abbiamo parlato con questa nuova società che ha accettato il progetto di rimettere in piedi una squadra e siamo riusciti a vincere nonostante tante difficoltà. Io pensavo nonostante tutte le cene e le feste che avete fatto. Cene le facciamo, però abbiamo avuto tanti di quegli infortuni durante l'anno, sì, che abbiamo pagato pesantemente, perché penso che senza tutti gli infortuni avremmo vinto direttamente il campionato senza passare per i playoff. Quindi Marco, faccio intervenire anche te, eravate partiti con una mezza idea di tornare almeno in C2, quindi missione compiuta, si può dire. Sì, cioè vabbè, partenze, io sono sempre un po' con i piedi per terra perché i campionati ne abbiamo fatti tanti e quindi si sa com'è. Avevamo un bel gruppo, diciamo, di gente, di giocatori anche abbastanza esperti, cioè con Fois, Gaetanino il portiere che ha giocato un sacco di anni a Loreto, e Simone Desiderio che ha giocato tanti anni questo sport, C1, C2, quindi avevamo giocatori comunque abbastanza validi e partiamo, l'idea era di fare un campionato di comunque di alto livello, non è... Poi quest'anno, come diceva Francesco, di tutto e di più, gli infortuni proprio, no, li abbiamo contati a bizzeffe e quindi siamo rimasti quei 5-6 persone che fortunatamente siamo riusciti ad arrivare in fondo al campionato. Abbiamo avuto pure l'appendice dei playoff, quindi ancora peggio,
perché se, già 5-6 persone a giocare un campionato, più dopo ci metti pure i playoff, siamo andati ancora anche oltre. Comunque è andata bene, l'importante è che è andata bene. Sono contento per la società, perché veramente quest'anno abbiamo avuto una società dietro le spalle valida, finalmente, dopo tanti anni. Siamo stati tranquilli, abbiamo fatto il nostro campionato e siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Mi ha fatto molto piacere. Francesco, cita, lascio a te questo compito, cita i tuoi compagni di squadra, sì, insomma, e le persone che vi accompagnano, certo, nello staff, insomma, condividiamo con tutti quanti questa vittoria. Allora, anzitutto il presidente Peppino Mazzocco, che ringrazio personalmente, perché ci mette tanto impegno, oltre il lavoro si dedica, viene agli allenamenti, non ci fa mancare veramente nulla. Poi abbiamo il direttore sportivo factotum della squadra, che conoscerai bene, Omar Volpone. Conosco molto bene, lo salutiamo, lo salutiamo. L'anno prossimo lo inviteremo a presentare il roster per non la C2. Anche lui non manca mai agli allenamenti, quindi non siamo mai soli. Poi la squadra, allora, Alessandro Gaetanino, portiere, Patrizio Fois, che conosci bene, Simone Desiderio, io, Francesco Bellante, Cristian Buccella, Luca Pomante, poi c'è Mirko Camplesi, il secondo portiere, Centurami Daniele, Enrico Nobiglio, poi abbiamo Augusto De Fabritis, che è stato anche determinante playoff, pivot, ha fatto parecchi gol nella fase finale del campionato, e poi c'è un gruppo di ragazzini che stanno crescendo, tra cui Matteo Calandra, Stefano De Santis e Andrea Chiarella, che comunque si affacciano per la prima volta a questo sport provenendo quasi esclusivamente dal calcio. Questa però è una delle belle novità, no? Nel senso che adesso la sfida, oltre che vincere campionati, e magari me lo auguro tra un anno di essere qua a parlare di un'altra scalata, perché comunque l'avete già fatta nella C1, quindi sì, non sì, sarebbe sì, sì, una cosa eccezionale dire che potreste e dovreste stare almeno nella C1 per quello che rappresenta la città, ma la sfida è quella di arrivarci anche con dei ragazzi al seguito, far scoprire il futsal ai giovani di Penne, che ha più di 100 anni di storia nel calcio, ovviamente. Non è detto che non crei una storia parallela anche in questa disciplina, visto che a Penne c'è anche una storia di basket, diciamo che la fusione tra il calcio e il basket potrebbe... È un po' difficile, nel senso che il calcio comunque la fa da padrona a Penne, e forse è anche bello questo. Il problema nostro è che è difficile reperire gente anche da Montesilvano, da Pescara, fanno fatica a voler venire a Penne, soprattutto d'inverno, per le strade, però ci stiamo attrezzando, come si dice. Con le strade, convincendo qualcuno. No, vediamo. Certo, sicuramente avere l'ambizione di arrivare in C1 può essere una delle motivazioni per convincere qualche ragazzo ad arrivare appena a lavorare. Comunque la società è stata abbastanza chiara, appena vinto il campionato ha detto che l'anno prossimo vorrebbe fare un campionato di vertice a vincere. Quindi avete anche un bel palazzetto, perché poi non è una cosa da poco. Il palazzetto è molto, molto bello, sì. Pubblico, seguito delle persone, insomma, qualcuno ha cominciato a avvicinarsi. Quando eravamo in C1 avevamo un bel pubblico. Quest'anno sul finale, nei playoff, abbiamo avuto un po' più di Sono saliti sul carro, sì. Scherziamo. Meglio tardi che mai, quindi. Marco, ma com'è stato ricominciare dalla Serie D? Insomma, tu hai allenato tante volte, insomma, anche nelle categorie superiori, invece hai accettato questa sfida di ripartire dalla Serie D. Sì, vabbè, noi ormai ci conosciamo con il gruppo loro di Penne da una decina d'anni, abbiamo fatto la Serie D, la Serie C2, la Serie C1, poi abbiamo ricominciato la Serie D, ormai è un gruppo di amici più che quindi mi ha fatto piacere che loro si sono rivolti a me anche quest'anno,
mi ha fatto piacere riuscire a vincere il campionato. È sempre bello sempre riuscire bello, a vincere un sì, campionato, diciamoci la verità, insomma, non c'è differenza di categoria che no, tenga. No, che no, alla fine, poi ecco, vedi, uno parte così, poi c'hai tante difficoltà, e portare a termine e riuscire a vincere, capito, è sempre una soddisfazione, c'è poco da fare. Senti, magari è presto, però forse ne avete già parlato, questo gruppo che ha vinto la Serie D sarà confermato più o meno sì, in blocco? Sì, sì, il gruppo sarà riconfermato, e cercheremo, credo che la società farà di tutto per inserire qualche elemento di valore da, insomma, per dare al mister un roster più completo, perché quest'anno comunque abbiamo pagato soprattutto quello, perché... io ho saltato metà stagione, playoff compresi, per infortunio. Ritrovarsi senza due o barra tre elementi di esperienza certo. In campo, fortunatamente chi ha giocato comunque ha fatto il suo, anzi ha fatto molto bene, quindi abbiamo vinto, è andata bene. Però penso che per la C2 le squadre siano un po' più tutte un po' più attrezzate, anche le ultime in classifica comunque si allenano meglio, e quindi c'è da fare una rosa diversa. Certo, aspettiamo anche i playoff nazionali del Futsal Celano, perché se dovesse salire il Futsal Celano ci sarebbe un ripescaggio, quindi una squadra in meno che scende dalla C1, meglio, no? Perché meglio. Quelle che scendono dalla C1 poi sicuramente certo. Tra esperienza, certo. Organico e tradizione sono squadre difficili da affrontare, certo. Una di queste è il Futsal Vasto, per esempio, che da tanti anni ha anche un ottimo settore giovanile, certo. Insomma, meglio non trovarsela contro, certo. Voglio dire, se possibile. Allora, siamo ormai quasi in chiusura, volevo dire che a proposito di Serie C, nel femminile la Cantera Adriatica Pescara ha vinto la prima partita dei playoff nazionali a Taranto domenica contro il Sava 3-1 con la vittoria, adesso si porta avanti nel triangolare, domenica 5 giugno c'è la sfida tra Molise e Puglia e poi l'ultima domenica 12 giugno la Cantera Adriatica Pescara giocherà in casa con la formazione molisana e in caso di vittoria quindi sarà alla finale dei playoff con la vincente dello scontro Calabria-Sicilia. La squadra siciliana del Canicattì ha vinto già l'andata in Calabria, quindi ha un piede in finale. L'ultimo step per andare in Serie A, la Cantera Adriatica Pescara, che è arrivata terza nel campionato di C, ha vinto i playoff regionali, ma aveva già vinto l'eccellenza femminile, la Coppa Italia di calcio femminile, quindi con lo stesso gruppo sta facendo una stagione veramente pazzesca. Complimenti al presidente Massimo Giannetti e all'allenatrice Alessandra Gabrielli. Noi siamo ai saluti, io vi ringrazio, ci facciamo anche una promessa per la prossima stagione, Francesco, a te che ti occupi anche della comunicazione della squadra, vogliamo le immagini delle vostre partite per le nostre puntate di Futsalotto. Spero di non farle io le immagini, ovviamente. Tu fatti riprendere in mezzo al campo. Spero di essere in campo, esatto. Perché... però non scherzo, perché noi quest'anno abbiamo aperto ai campionati regionali, qualche squadra di C1 ha collaborato mandando sempre le partite, nella C2 qualcosina è arrivata, poco, quindi insomma ci attrezzeremo. Voi potete essere una realtà insomma importante di questo campionato, quindi vogliamo le vostre immagini qui nella prossima stagione, ci rivedremo qua in studio nella prossima stagione, non diciamo tra un anno a parlare di che, ci rivedremo durante l'anno, poi vedremo cosa fare a fine stagione, insomma qui le porte per voi, avete visto, sono aperte, quindi... In bocca al lupo per il campionato di C2 2022-2023. Noi vi ricordiamo che il Futsal Pescara maschile è stato eliminato ai quarti di finale purtroppo dall'Olympus Roma 3-3 questa sera al Pala Olgiata. La semifinale sarà Olympus Roma Feldieboli, l'altra semifinale è Ital Service Pesaro Napoli Futsal. Invece nella Serie A femminile la finale scudetto è Futsal Pescara Falconara, sabato alle 20:30 al Pala Rigopiano in diretta su Sky Sport c'è gara 1.
Noi vi salutiamo facendovi vedere il filmato, per il quale ringraziamo Luca Angelucci di Abruzzo Calcio a 5, della finale playoff tra Virtus San Vincenzo e Montesilvano, 8-7 Virtus San Vincenzo, che porta la Valle Roveto in Serie C1 nella prossima stagione. Complimenti alla formazione rovetana, che speriamo di avere ospite anche qui prima della fine della stagione. Futsalotto torna la prossima settimana qui su Rete 8 Sport. Buonanotte a tutti. We'll be right back.